un uomo agisce quando sa perché agisce. Nel caso dell'esperienza cristiana, il perché, se voi riflettete bene, è in realtà un per chi. Noi agiamo per uno, con la maiuscola, che è stato mandato dal Padre per essere via, dice Agostino, alla verità e alla vita. Se quindi non recuperiamo il per chi, il settimo incontro mondiale delle famiglie e la presenza del Santo Padre è stata voluta e decisa dalla nostra Chiesa, qualunque discorso noi facessimo di tipo manageriale, ci vuole anche quello, di allestimenti, di previsioni, eccetera, eccetera, mancherebbe l'obiettivo. In questo senso, questa affermazione, il per chi io, arcivescovo, tu che vieni da Ancona, ti coinvolgi con questo lavoro, il per chi è la condizione decisiva sine qua non per centrare l'obiettivo. Senza il per chi potremmo essere perfetti tecnicamente, ma non centreremmo l'obiettivo. Quindi è come se potessimo riscrivere questo elenco molto rigoroso e preciso di obiettivi mettendo in premessa questa affermazione. Perché è importante il per chi? Perché chiama in causa direttamente me, te, noi, come gli attori di questo gesto, e in un certo senso ci situa tra gli attori principali di questo gesto. Quindi è come se fossimo provocati dal per chi a dirci il motivo per cui uno fa questo, perché uno potrebbe farlo e sarebbe già utile anche per una serie di ragioni penultime, chiaro? Perché ha il gusto della compagnia, perché ha un pallino dell'organizzazione, perché vuol fare un'esperienza significativa che un domani gli può essere utile anche professionalmente. Conosco molta gente, dopo tanti anni di esperienza, che cominciando ad organizzare eventi di questo tipo ha creato delle società professionali per organizzare eventi. Ma tutte queste ragioni in sé valide sono penultime, non sono la ragione ultima. La ragione ultima è documentare che colui per cui lo facciamo, cioè Gesù, è realmente la risorsa decisiva della mia persona ed è per questo ragionevole che io coinvolga con Gesù tutti i miei fratelli uomini e in modo speciale mi metta al servizio di quelli che parteciperanno all'evento. Questo è molto importante. C'è un punto che fa capire che per chi il per Cristo è decisivo per me. È che molti di voi, come ha notato il Santo Padre nel discorso alla Curia, molti di voi non potranno stare dentro le singole scansioni dell'evento come la maggioranza, la stragrande maggioranza di chi sarà lì.
perché sarete chiamati a dei servizi che vi impediranno, per esempio, di partecipare alla festa o alla messa o no. Allora, se non fosse chiaro il per chi, questo sarebbe una beffa, no? Quindi, questo è il punto decisivo. Voglio sviluppare il per chi con due sottolineature. È il settimo incontro internazionale della famiglia. Quindi, questo dato esprime una convinzione profonda della Chiesa universale, perché è un incontro mondiale. Non dimentichiamo che noi siamo co-organizzatori assieme al Pontificio Consiglio della Famiglia di questo evento. È la decisione della Chiesa di ridire ai nostri fratelli uomini e alle nostre sorelle donne di tutto il mondo che secondo noi la famiglia è un fattore assolutamente decisivo, una risorsa prioritaria, una risorsa primaria per la vita della Chiesa e della società. Questo è lo scopo. Cioè, contrariamente a quello che tanta mentalità dominante dice, mi spiego, noi sosteniamo e siamo convinti, a partire da una quantità di esperienze che provengono da tutto il mondo e che nel settimo incontro saranno documentate, della bontà di questa tesi, che senza la famiglia l'umanità ci perde, l'uomo ci smena. E non qualunque tipo di famiglia, non una qualunque idea di famiglia, ma la famiglia fondata sul matrimonio, cioè sull'unione stabile e aperta alla vita tra un uomo ed una donna. Non è più questa convinzione un dato culturale corrente, hai capito? Lo vediamo tutti i giorni. Ma si può rispondere a questa mentalità che circola e che sembra aperta e liberale, ma che poi si va a verificare, non lo è poi così tanto, si può rispondere attraverso due elementi, due motivazioni. La prima motivazione: per quanto le culture oggi esistenti nel mondo, e questo fatto che sto dicendo adesso dovrebbe essere documentato nella festa della famiglia, per quanto le culture oggi esistenti nel mondo possono colorare la famiglia in maniera diversa, spiego, non è, per esempio, l'incarnazione del rito del matrimonio ha sfumature ed elementi assai diversi in Africa, nella Chiesa Cattolica, dico, piuttosto che nel Kerala dell'India, piuttosto che in Europa, piuttosto che in America Latina. Tuttavia, questo per fare un esempio. Un altro esempio: certamente nella storia dell'umanità si sono prodotte delle evoluzioni circa la configurazione sociologica della famiglia. Noi stessi, io stesso da bambino, ho fatto tempo ancora a vedere la famiglia patriarcale in senso fisico, mi spiego, in cui tanti fratelli sposandosi stavano insieme, sceglievano uno che si chiamava il reggitore della famiglia, nel nostro dialetto diceva il reggiù, e il quale governava di fatto più famiglie. Poi l'istanza di libertà che è venuta dopo, che ha portato la famiglia mononucleare, e adesso la sociologia più avveduta ci dice che c'è un certo ritorno a
alla famiglia patriarcale per il fatto che dentro il rischio dell'anonimato della società contemporanea i figli, anche proprio perché pochi, tendono comunque a star vicino al papà e alla mamma, si sistemano abbastanza vicino, si sostengono molti, tutti i giornali dicono che lo welfare in questo momento di crisi è stato sostenuto soprattutto dalle famiglie, voi siete in maggioranza giovani, penso che facciate questa esperienza. Quindi è un ritorno sotto nuova forma di una certa patriarcalità nella famiglia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che per quanto evoluzione ci sia stata, per quante diversità culturali si attestino, quando diciamo famiglia rileviamo il dato che c'è un nucleo insopprimibile all'interno delle diverse culture, per cui questa doppia esigenza costitutiva della famiglia, cioè l'unità che mette in comunione le due appartenenze sessuali, quindi la differenza sessuale, non dite mai di genere perché è sbagliato, la differenza di genere è cultura, il sesso è anche biologia, mi sono spiegato. Ecco, la differenza sessuale da una parte e la differenza di generazione dall'altra parte sono i due fattori. Questo nucleo resiste dappertutto, mi spiego, resiste dappertutto. Quindi questa è la prima notazione per cui diciamo che la famiglia è una risorsa presente, un di più. La seconda notazione che diciamo è che se c'è un mondo che ha bisogno di chiarezza è il nostro mondo. E il primo modo, il modo più semplice per fare chiarezza qual è? È chiamare le cose per nome. Diamo ad ogni cosa il suo vero nome. C'è bisogno in questo nostro tempo di questa operazione. E c'è stato uno dei grandi filosofi contemporanei, che voi certamente conoscete, si chiama Husserl, ha scritto un testo fondamentale così intitolato: ritornare alle cose così come sono. Ritornare alle cose così come sono. Allora noi chiediamo che si riservi il nome di famiglia a questa realtà precisa, mi spiego, cioè a una realtà che è fondata sul matrimonio inteso come rapporto stabile e fedele, aperto alla vita tra un uomo e una donna. Questo non vuol dire che noi siamo dei fessi e non siamo consapevoli di vivere in una società plurale in cui ci sono altre visioni della vita, mi spiego, in cui si dice che basta che due si mettano insieme, in cui si dice che un duo omosessuale, se uno vuole, ha il diritto di mettersi insieme. Noi non contestiamo questo dato, noi diciamo che questo, non secondo noi, si fa confusione se si danno a queste cose il nome di famiglia, si crea confusione. Dopo, all'interno di una società plurale, noi proponiamo la nostra visione della famiglia, proponiamo, e poi ognuno fa la sua scelta in libertà, ma noi chiediamo il rispetto delle cose così come sono. Questo è molto importante, non lo sento fare spesso questo discorso, capite? Così come tutti dicono oggi la famiglia è in crisi, non c'è affermazione più falsa di questa. Ora, perché un duo omosessuale vuol fare famiglia se la famiglia è in crisi? A essere in crisi casomai è la coppia, a essere in crisi è l'autocoscienza della differenza sessuale casomai, questo è in crisi, ma non la famiglia. Quindi questo è un primo contenuto fondamentale della scelta fatta dalla Chiesa Universale, quindi ultimamente dal Papa, di riproporre la famiglia come una risorsa potente per il presente della Chiesa e della società. Noi chiediamo semplicemente che il nome famiglia sia riservato, questo del resto in Italia la nostra Costituzione, fino a prova contraria, lo chiede, sia riservato a questa modalità stabile. Oggi è
la giornata della vita, no? E la giornata della vita ci riporta inesorabilmente alla famiglia. Quest'anno molto significativamente il messaggio dei vescovi italiani è rivolto in modo particolare ai giovani, e chiede ai giovani di educarsi al senso della famiglia e alla bellezza della vita che nasce dalla famiglia, e domanda agli adulti, ahimè, di essere testimoni reali della bellezza e della verità e della bontà di questa esperienza. Ecco, allora, questo è il primo dato, ma il nostro incontro fa un passo in più rispetto a questo, che per me è molto importante. Lo introduco così. Qual è la difficoltà più grossa contro la quale ci scontriamo nel tempo presente all'interno della nostra società, dopo la difficoltà a capire il vero senso della famiglia, il luogo in cui è custodita la fecondità della differenza sessuale e della differenza tra le generazioni? Questi sono i due punti che la famiglia custodisce, è chiaro. La difficoltà culturale più rilevante viene dalla frammentarietà in cui una società complessa come la nostra ci costringe a vivere. Siamo frammentati, è come se la nostra giornata fosse un insieme di frammenti. Allora, il tema del settimo incontro vuole aiutarci a superare questa frammentazione dell'esistenza. E come lo fa? Lo fa esplicitando le dimensioni costitutive dell'esperienza comune di tutti gli uomini in tutti i tempi e in tutte le culture. Di che cosa noi viviamo oggi? Quali sono i fattori che interesseranno la nostra giornata di oggi? Sempre sono tre: gli affetti, il lavoro, il riposo. Allora il nostro tema è la famiglia, il lavoro e la festa, essendo che la festa è come l'acme, è come un punto espressivo del riposo. Non c'è nessun uomo e nessuna donna che non debba fare i conti tutti i giorni con queste tre dimensioni della vita. Io dico sempre che queste sono le dimensioni dell'esperienza elementare di ogni uomo e di ogni donna. Che stia in questo momento, apprestandosi ad affrontare la serata a Tokyo, o che non si sia ancora alzato a New York, la questione non cambia. Dopo il sonno, entrando nel quotidiano, dovrà fare i conti con questi tre elementi. Questi tre elementi sono invece pensati e soprattutto vissuti normalmente come disgiunti l'uno dall'altro. La famiglia è una cosa, o la vita affettiva se non si è ancora sposati è una cosa, il lavoro è un'altra cosa, il riposo è un'altra cosa. Allora, genialmente, gli ideatori del settimo incontro hanno voluto mettere insieme questi tre fattori, perché l'uomo ha bisogno di unità. Senza un'esperienza di unità uno non è in grado di esprimersi. Ecco l'altro elemento fondamentale. C'è, questo sta dentro il primo nucleo in cui ho cercato di sviluppare il per chi, cosa vuol dire compiere questo grande servizio partendo dal movente giusto che è Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo non è un nome vuoto, si traduce in un modo di vivere, in uno stile di vita. Quindi la famiglia inserita nell'esperienza elementare. Il secondo elemento, e poi passo la parola a voi, è dato da questo fatto.
il carattere dell'esperienza cristiana che ci ha permesso di scoprire e di vivere per 2000 anni l'esperienza elementare e la famiglia nel modo con cui ho sopra richiamato, è un carattere ecclesiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù ha scelto lui stesso, soprattutto il Giovedì Santo, quando ha istituito l'Eucaristia e nell'Eucaristia il sacramento dell'ordine, ha scelto lui stesso il metodo perché i suoi seguaci potessero partecipare di lui, potessero vivere il per chi. E questo metodo è la comunità della Chiesa, è la comunione ecclesiale. Quando due o tre di voi sono riuniti in nome mio, io sono in mezzo a loro. L'Eucaristia che celebreremo fra poco, fate questo in memoria di me. Non ha mica detto prendete spunto da questo per fare quello che a voi sembra giusto. Noi facciamo spesso così. Cioè, Gesù è ridotto a un pretesto, l'Eucaristia diventa un pretesto e poi ognuno ci mette il suo. Non che ognuno non ci debba mettere del suo, ma deve metterci del suo secondo un criterio. E la comunità primitiva ha descritto questo carattere ecclesiale, soprattutto se andate a rileggere Atti 2, 42-49, lì si descrive come vivevano i primi seguendo il metodo della vita cristiana indicata da Gesù. Erano assidui nella preghiera, nell'insegnamento degli apostoli, nel mettere in comune con coinonia tutto quello che avevano, e quindi ed erano visibili come comunità. Si trovavano là sotto il portico di Salomone, se sapevano, tutti si rendevano conto di chi fossero, e chi voleva partecipare dell'esperienza poteva andare a vedere, come dice Gesù ai due discepoli lungo il Giordano, che gli dicono: dove abiti? Venite e vedete. E Giovanni dice che sono stati con lui fino alle 4 del pomeriggio. Ecco. Allora, il carattere ecclesiale di un avvenimento così è sottolineato con grande forza da un dono straordinario, la venuta del Papa per concludere il settimo incontro mondiale della famiglia, e nel contempo per incontrare la Chiesa ambrosiana, in modo particolare le chiese della Lombardia. Questo è un dato che domanda a noi uno sforzo speciale di comprensione. Perché il Papa viene? Qui, anche qui, la sua scelta e il suo non piccolo sacrificio, se poi accetterà il programma molto intenso che noi gli abbiamo proposto, che implicherà una presenza di 3 giorni in mezzo a noi, cosa, se lo accetta, cosa assolutamente straordinaria per una visita in Italia, dicevo che in questo grande dono che il Papa ci fa c'è una sfida per noi. Qual è la sfida? Ancora una volta viene dalla mentalità dominante. La mentalità dominante tende a presentare il Papa e il suo insegnamento non come ce lo propone la parola di Dio, come ce lo propongono le scritture, come l'ha voluto Gesù, il quale non ha fondato la sua Chiesa, dice San Paolo, sull'intelligenza di umani ragionamenti. Ha scelto quei 12 lì, mi sono spiegato. Da come il Vangelo ce li propone, erano dei pescatori e quando li ha tirati su che erano un lavoro, non è che prova, certamente andavano alla sinagoga, quindi approfondivano la parola di Dio tutte le settimane, come poi si vede da tanti scritti, per esempio, come si vede dalla liturgia di oggi. Però cioè, erano degli uomini tendenzialmente medi come siamo noi, non è dei geni particolari. Eppure Gesù ha fondato la sua Chiesa su quelli lì e sulla successione apostolica, cioè su quelli che di generazione in generazione sono scelti per la potenza dello Spirito Santo a far parte del collegio dei successori degli apostoli sotto Pietro e con Pietro. Questa cosa è totalmente, quasi totalmente dimenticata anche nelle nostre comunità.
Per cui il Papa insegna e la sua un'opinione è quella di un altro. Il Papa dice così, quel grande luminare di cui tutti i giornali parlano dice cos'ha, secondo me è più giusto quello che dice quell'altro. Capite? Noi abbiamo perso il senso della presenza del successore di Pietro, del suo ministero, del suo magistero, come una presenza normale dentro la vita della Chiesa. Quindi abbiamo perso un caposaldo, sto spiegando. È come se quando tu vivi a casa tua, se sei sposato, eccetera, eccetera, come se, se tuo figlio avesse perso il senso del tuo essere padre o del tuo essere madre. E purtroppo, tragicamente, lo facciamo perdere noi molto spesso. Perché appunto oggi, una volta c'erano un papà, una mamma e 5 figli, oggi se un figlio, se ho 7 papà e mamme contemporaneamente, no? Quindi i ragazzi sono evidentemente confusi e di questo non parla nessuno, Questo c'è, cioè, del dolore, della fatica dei ragazzi di fronte alle ferite dei papà e delle mamme non parla nessuno. Allora, il dono della venuta del Papa deve coincidere con una ripresa del senso della presenza del successore di Pietro nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità cristiane. La sua venuta è straordinaria, ma la sua presenza è ordinaria. Noi tutti i giorni preghiamo per il Papa nella Messa. I nostri fratelli orientali, se voi andate nelle loro chiese, soprattutto il rito maronita e altri, hanno sempre la cattedra del vescovo in ogni parrocchia, che resta vuota, vuota, che il presbitero non occupa mai, come segno della presenza del vescovo dentro la parrocchia e la comunità. Così la preghiera per il Papa che facciamo tutti i giorni nella consacrazione segna il fatto che il Papa è presente, è inerente a ogni chiesa particolare e a ogni sua espressione, è intrinseco alla vita della parrocchia, non è uno che sta fuori, non è uno che parla. Il Papa fa le catechesi il mercoledì, che tra l'altro sono bellissime per tutti noi, poi siamo noi preti per primi a far così, perché tutti noi abbiamo una tendenza, soprattutto in questa società, all'egocentrismo che è spaventoso. Tutto comincia sempre da noi, tutto è sempre da noi, come se l'altro non esistesse, l'altro solo quando ci picchiamo contro il muso o quando ci serve. E quindi manca totalmente il senso dell'autorità come di un fattore conveniente alla mia persona. Un fattore conveniente, finché uno non fa questa esperienza, finché uno fa l'esperienza che il papà è conveniente alla sua persona, non ha ancora capito l'esperienza del padre. E la madre è la stessa cosa. Allora, dobbiamo riscoprire il senso della presenza normale del Papa, cioè del successore di Pietro, nella vita delle nostre chiese. Perché se manca il contesto oggettivo dell'esperienza ecclesiale, allora il quotidiano dell'uomo e della donna risulta monco, risulta mutilato. Si fa fatica anche a capire che cos'è la famiglia, che cos'è la vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, allora, secondo me, scusate, vi ho detto queste cose così, sono cose che penso da tanto tempo, non è che quindi non sia preparato a dirle, però non ho scritto nulla, ma queste dovete meditare con l'aiuto di tutti gli incontri che avete già fatto, che farete, tutti quelli che vi parleranno in termini più sistematici e più ordinati rispetto a come vi ho parlato io, però questo deve, con queste cose dovete paragonarvi se volete fare bene, svolgere bene il vostro delicatissimo e importantissimo compito, cos'è, di team leader, benissimo. Questo è ciò che ho voluto io, perché loro mi avevano proposto di venire all'ultimo incontro, ho voluto venire io all'inizio perché mi stava a cuore che partiste col piede giusto, e questo lo dico per presunzione, questo è il piede giusto, questo. Voi dovete fare vostre queste cose qui per poter svolgere. Dopo non interessa se uno dovrà
guidare i 100 che stanno lì a dire guarda che qui c'è un buco, saltano, mi spiego, oppure che dovranno, speriamo di no, dare una mano se dovesse piovere la notte tra il sabato e la domenica. Però bisogna avere il cuore spalancato. Se assimiliamo queste cose, cioè allora il per chi tu sei qui, hai fatto il sacrificio di cui ti sono grato di essere qui oggi, diventa chiaro, e allora uno ha il senso del dono che fa, capisce che è preso al servizio, ma questo è per il suo bene, non è semplicemente soltanto per dare una mano.